L'Inno alla Gioia apre la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana, che celebra la Festa d'Europa. Un evento diverso dal solito causa pandemia, ma ugualmente sentito, con la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie della regione collegate in streaming e tanti interventi autorevoli. In Toscana le celebrazioni sono partite già nel fine settimana, con più di 100 comuni che hanno accolto l'invito del Consiglio regionale e hanno illuminato i palazzi pubblici e i monumenti simbolo di blu, il colore dell'Europa, e che continuano oggi nella sede istituzionale della Regione Toscana. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente De Ussé danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa. L'Europa è il nostro punto di riferimento, da un punto di vista anche concreto, nella percezione della gente, oggi che si parli di vaccino, e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale, o che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo, perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che è partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte, diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini. Presente alla seduta, anche se solo virtualmente, il Presidente dell'Istituto Universitario Europeo. Sappiamo che quando fu avviata la costruzione europea, era con dei fini ben precisi, la pace, la ricostruzione. Ormai il mondo è cambiato e questi fini forse non hanno la stessa forza agli occhi delle giovani generazioni. Ma dobbiamo chiederci, non ci sono oggi motivi di un'altra natura che ci portano a fare lo stesso tipo di scelte? Un'Europa che ha mostrato debolezze, ma anche l'importanza e la necessità dell'unità di intenti e di azione, e che deve saper parlare soprattutto ai giovani. Ed è proprio a loro che si rivolge il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, nel suo messaggio di saluto. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità.